Let's play. Ciao a tutti scuole e pesciolini e benvenuti in questo nuovo episodio della When Gamers Fail Pokecraft Go! Siamo nel quarto episodio, perché il tutorial di prima non l'ho considerato un episodio, è stato un tutorial, quindi un tutorial sia chi cazzo sei? The King 92, se stai venendo in un mio video, chi minchia sei? Non ci pensate ragazzi, uno dei nostri iscritti sta venendo così gratis nel video senza avermi dato neanche un money? Non è possibile. Ragazzi, io vi avevo detto però che diventavo una puttana di lusso. Mi dovete pagare per essere nominati nei video. Perché tutti mi dicono io voglio venire nei video ma non mi danno una lira? Mi saluti? Ecco. Io gli scrivo, boh, forse guardati il prossimo episodio e vedrai. Aspetta, chi sei su YouTube? Ragazzi, no, non ci posso credere, è Sed Mapis Channel. A proposito, ho deciso, mi ha fatto troppo ridere, saluto The Mapis Channel. Non mi ricordo il nick che mi ha scritto su YouTube, ma comunque non l'avrei detto, perché se vuoi che dico il tuo nickname di Minecraft di questo server, mi devi dare i 1000 money. Come ti chiami? Come ti chiami su YouTube? Cioè, porco YouTube, porca paletta, mannaggia la nonnetta, mannaggia, come ti chiami, perché non mi capisci? Comunque, in questo episodio faremo la guida a come io farmo i money in questo server. Infatti vi faccio vedere che sono arrivato a 4943, ragazzi. Quindi ho preso un po' di consigli di varie persone, mi sono consultato anche con Davids. A proposito, notizia delle notizie, con Davids continueremo. Non ho ancora YouTube. Ah, ok. Piacere, The King. Io ti ho salutato, se non mi viene a vedere il video, però io ti faccio una pallina così. Vabbè, insomma, ho parlato con Davids. Siamo d'accordo che faremo una serie qui insieme sul When Gamers Fails, dove in alcuni episodi registreremo insieme, altri no. Però la cosa bella, ragazzi, è che ci saranno gli episodi collegati tra la serie sul mio canale e la serie sul suo canale. Quindi i due canali si interfacceranno tra di loro. Quindi vi consiglio di seguire entrambe le serie, perché noi non metteremo link fondamentalmente, ma ci interfacceremo a vicenda. Allora, detto questo, io faccio un appello a Lion, perché non mi funziona il sito per votare. Ma stai per fare un episodio? Sì, no, non lo sto per fare. Però nel dubbio il prossimo guardatelo. Comunque, che cosa faccio io appena entro sul server? La prima cosa, ragazzi, è fare kit base, perché il kit base ci riempie di merda, è vero. Quindi questa gliela facciamo prendere alla gente che passa così. Dai, pigliati la merda. Oh, c'è uno nudo. C'è uno nudo. Grande girl 853. Ti sei presa la mia merda. Ora 3, 2, 1 che lo butta. 3, 2, 1 che lo sputa. No, non lo sputa. Ecco, eccolo lì, sta sputando tutti. Ok, lo sapevo. Va bene, poi queste Pokéball, ragazzi, se voi le tirate a terra, magari vi mettete ciao The King, sì, ma non mi stoccherare però, cioè basta. Se voi le buttate a terra e sperando che non si rompano, in pratica ve le trasforma da Pokéball ball di partenza alle ball normali. Le ball normali andate qui, ragazzi, in questo testa di ciuccio qua, e le vendete per 5, no, per 5 l'uno. Sì. Aspetta, tasto sinistro? Sì. No. Che cazzo di tasto è, porca paletta, mannaggia la nonnetta. Sinistro vendi, sinistro, perché non vendi niente? Ah, è perché devo cliccare qui. Ok, questo è un primo modo.
poi appena io faccio questo, cioè io vi dico quello che faccio entrando, che ne so, ogni giorno sul server, anche 5 minuti, ragazzi, non è che sto a fare chissà che cosa. Poi vado da questo negretto, sto magrebino, e gli accetto la missione. Perché questa missione? Perché mi dà easy easy dei soldi, perché devo andare semplicemente qui ad ammazzare qualche maialozzo e i maialozzi mi danno, cioè mi daranno, mi pare un... Fanfi, ciao, dove sei? Ah ragazzi, ho catturato un War Turtle, cioè GG, GoPro e tada! Catturerò anche te. Facciamo una bolla. Perché voglio questo Pokémon caccoloso? Perché ragazzi, mi interessa, perché ha una mossa utile, la mossa che mi fa prendere gli oggetti dagli avversari. Quindi, ma porca no, sono un pirla, ho regalato tutte le mie... Ma va a cagare, va a cagare quel pirla, ma porca, di solito c'ho delle Pokéball con me. No, va bene, mi sfogherò su questi maiali da porchetta. Hashtag maiali da porchetta, ragazzi. Cioè, questi sono maiali da porchetta, tutti li... Oh, vieni qua, maiali da porchetta, non scappare. Ecco, morto. Morto. Poi un'altra cosa che faccio una volta che sono qui è cercare gli oggetti che sono utili, tipo la leather. Perché come sapete in questo server le piume non... i Pokémon non droppano un cazzo. Poi ci sta l'altra piuma. Cioè vedete, la carne gliela lascio, perché ragazzi quando voglio, cioè mi vengo a fare gli ettolitri di carne. Poi qua ci stanno i funghi che sono utili. C'è tutta questa roba che può essere utile per alcuni crafting, per alcune robe. Là il maialino me ne faccio niente. Qui ci stanno scheletri zombie. E tu che ci fai, maialino di merda? Le cordicelle. E poi ci sta quest'altra codicella. E poi ci sta la carne di zombie, che non ho capito ancora perché continuo a prenderla, perché di solito la butto. Però vabbè, è figo. La pelle. Ok, quindi ho preso un po' di tutto. Detto questo, quindi ragazzi, ricordatevi, abbiamo fatto i nostri primi, erano 6 Pokéball per 5, i nostri primi 30 money. Ricordatevi, noi siamo partiti da 1943, abbiamo fatto i nostri 35 money. Ah, GG, buono. Ecco qua, che abbiamo fatto 40 money così gratis, proprio, cioè, proprio easy easy. Do della merda alla gente che passa, perché io faccio sempre della beneficenza. Allora, fatto questo, siamo a money. Vi ricordo, siamo partiti da 4.943 e siamo in 7 minuti. Poi facciamo quest'altra quest. Questa quest, però, purtroppo, mentre quella dei maiali, quindi la potete fare ogni 5 minuti, proprio veloce, veloce, veloce. Questa quest si può fare una volta al giorno, praticamente. E cosa consiste? Consiste nell'andare a farsi il giro di tutte le town. Però io non faccio solo il giro così delle town. Io vado in tutti i Poké Center, che sono due dei più vicini nelle prime tre town e uno nelle ultime. Perché oltre a prendere Pokéball, prendo esperienza, perché poi farò uscire un video su una teoria che sto costruendo, e prendo soldi. Infatti quel Poké Center mi ha dato 17 money. Quest'altro me ne darà... questo quanti me ne dà? Sempre 17. E non solo, mi faccio altre Pokéball che io posso andare poi a vendere. Quindi mi faccio questa cosa che è molto molto importante. Allora, io ora mi finisco il giro delle città e vediamo quanto racimolo. Eccomi qua tornato nel giro di 3 minuti fondamentalmente. Vedete, ho completato la quest perché mi ha dato il reward. Se guardate qui giù, 100 money. Ho accumulato altre 26 Pokéball, che significa un 250 tipo money. Quindi ora me le vado a vendere. Vi faccio vedere subito quanto raccogliamo. E ho fatto il giro di tutti i Poké Center. Vi dico, nelle prime città sono due Poké Center. Nelle prime tre città potete fare benissimo due Poké Center, sono i più vicini. Mentre nelle altre due città, ragazzi, ne fate solo uno, perché sennò è inutile. Cioè a Ceneride e a Ebanopoli vi girate un attimo, c'è un Poké Center a Ceneride. A Ebanopoli lo stesso, scendete un attimo, c'è subito sulla destra un Poké Center, prendete quelli veloci veloci. Non vi dimenticate, io me lo dimentico sempre, quindi ve lo dico a voi come consiglio vostro personale, che qui c'è un altro bel Poké Center. Ricordate che il giro delle città, quindi questo giro di Poké Center, che vi frutta, se fate il conto, una media di 20 money a Poké Center. Per 3 città sono 60 money, per 2, perché fate 2 Poké Center a città, sono 120 money, più altri 40 money le ultime 2 città sono 200 money, più questa
Siamo a circa 220 money, ragazzi. Più le Pokéball. Le Pokéball, un 20 Pokéball le fate. Quindi 20 per sono altri 100 money. Cioè, ragazzi, ogni 30 minuti potete fare tranquillamente 300 money. Così, pam, pam, pam. Per non parlare poi delle quest. Perché io, avendo preso il reward, vedete, sono a 5440. Cioè, io sono entrato a 4940. Sono a 5440. Significa che ho fatto 500 money. Prendendo il kit base, cioè 500 money al giorno li fate tranquilli. Poi altra cosa che posso fare, che di solito faccio, è prendermi le mele. Mi fotto le mele perché possono essere utili. Per chi può stare sul server di più, quindi vuole, cioè non vuole fare quanto sono stato io? 7 minuti? 5 minuti? Cioè entrate, bam, farmate 500 money e uscite, domani rientrate. Questa è una cosa molto molto veloce. Se invece potete stare più tempo, vi consiglio di prendere la missione di sto tipo qua, perché ci dice di procurare 32 carbone. Ma prima di prendere questa missione qui, vi consiglio di andare alla prima città. Dove sta? Mineropoli. Mineropoli, parlare con sto cristiano. Oh, cristiano, però devi parlare col cristiano. Cioè, scusi. Ehi, te svegli? Come cancelletto? Ah, ok. E mi dice di prendere 64 pietre. Cioè, ragazzi, farmare 64 cobblestone è proprio easy, easy, easy. Ci metterete sicuramente di più e vi renderà sicuramente di meno. Anche perché poi la cobblestone non è che la vendete a tanto. Però è un buon inizio. Dopo che avete preso questa, tornate indietro e andate a prendere questa qua dello zombie, che vi dà un altro po' di money, ragazzi, che può essere sempre utile. Però avrete farmato del carbone, carbone che potrete andare a vendere qui dentro. Dov'è? No, Monster Egg, no, 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 no. Dov'è il carbone? Qua era. Eccolo qua. Vendete uno di carbone a 3. No. A 2 qualcosa, perché 16 di carbone ce li pagano 42, quindi un po' meno di 3, ragazzi, 2.8, una cosa del genere. Comunque non è male, perché ne avrete farmati 32. Per farmare 32 di carbone ci potreste mettere un quarto d'ora, quindi può essere utile. C'è anche uno che vi dice di prendere il diamante, però ragazzi è una quest molto molto lenta. Cioè, se proprio non avete altre quest, fatela. Ma dato che questa è quest, come anche la quest della cobblestone, si possono rifare ogni 5 minuti. Cioè, pensate un attimo. Voi ogni 5 minuti entrate nel server, fate tutto sto giro, poi vai qua, ammazzi i maiali, vai lì, ti fai il giro delle town, nel frattempo ti sei fatto 500 money, puoi tornare qui perché 5 minuti sono passati sicuro, rifai questa quest e ti fai altri 40 money. Dopodiché attivi la quest della cobblestone, vai a prendere la cobblestone, torni qua, in teoria puoi rifare quella quest lì, quindi ammazzi, vai altri 3 maiali. Dopodiché i 3 maiali li ammazzati subito, quindi vai a fare questa del carbone, fai questa del carbone, finisci questa del carbone, torni qui, ammazzi 3 maiali, cioè i maiali muoiono sempre praticamente, e torni indietro a fare quella della cobblestone, perché nel frattempo si sarà sbloccata. Quindi ragazzi, se andate avanti così, vi fate farmate carbone, cobblestone, carbone, cobblestone, farmate veramente tanti tanti soldi. Nel frattempo, altro trucco che vi dico, non vendete il ferro. Non vendete il ferro, ma craftate le Pokéball, perché le Pokéball normali vi frutta ognuna 5 soldi. Se vendete il ferro, un lingotto di ferro vi frutta 10. Però, ragazzi, ho fatto i conti, con 3 lingotti di ferro voi fate ce li ho a casa. Allora andiamo a casa. Ferro, 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 ferro. Ah, svuotiamoci, visto che siamo, guardate quante Pokéball c'ho, guardate. Queste, però, un po' di Pokéball tenetevele, perché se no fate come ho fatto io, la figura di merda, che, cioè, non potete usare niente. Ecco, il ferro, infatti, ce l'ho tutto, perché 3 lingotti di ferro vi fanno fare 5 dischi di Pokéball. 5 dischi di Pokéball, ragazzi, significa 5 Pokéball. 5 Pokéball significa 25. 5 per 5, 25. 3 di questi li vendevo a 30. Hanno cambiato qualcosa. C'è qualcosa che non va. Non è normale. Ecco perché non è normale, ragazzi. Perché io ho visto il gold ingot, l'iron ingot lo si vende a 5. Ok, ora ci siamo. Quindi 3 iron ingot io li vendo a 15. Ma se io 3 iron ingot li utilizzo per fare le Pokéball, è vero che ci metto un po' più di tempo, però uno utilizzerei gli cocche, che altrimenti non potrei vendere, non posso farci niente. 2, non utilizzate il carbone normale, perché sennò dovete aggiungere quel costo lì, ma utilizzate il carbone di legna, vi fate una bella farmetta di legna e vai tranquillo. 3
ci guadagno di più, perché da 15 ci vado a guadagnare per 5 Pokéball 25, che non è proprio poco, è quasi il doppio, ragazzi. Quindi vi consiglio di farmare in questo modo qui. Altri consigli su come farmare? Beh, vi posso dire qualcos'altro, però sono cose un po' meno studiate, cioè dovete andare un po' di culo. Allora, se andate all'evento miner, potrebbe capitare che lo trovate appena spawnato, tipo, questo non è molto molto utilizzato, sti cazzi. Ora mi metto qui a farmare come un ossesso, no? Scusate ragazzi, cioè non l'ha toccato nessuno, vado. E boom, ferro, vi conviene prendere anche il quarzo perché nel Nether è praticamente impossibile trovarlo. I meloni, sì, prendeteli ragazzi, perché i meloni, cioè vi voglio dire, i meloni ci potete fare una bella farm e i meloni si vendono, quindi conviene prenderli. La redstone, la netherrack o meglio, sì, anche prendetela, perché ci può servire per qualche Pokémon da far accoppiare, quindi sono materiali che possono aiutare in questo. Poi carbone, quindi se trovate, come ho trovato io, sono stato molto fortunato, l'evento miner che non è molto toccato, addirittura potete arrivare a prendere smeraldi, diamanti, sta roba qua. Io per strategia personale non sto vendendo i diamanti, però gli smeraldi sì, perché tanto che cazzo me ne faccio degli smeraldi. Guardate, redstone, la glowstone ci conviene prenderla, anche se non è che vale tantissimo, però si può vendere solo una volta che l'abbiamo, diciamo, messa tutta insieme, quindi è un pochino meno, diciamo, gold, questa roba mi piace. Oh, piglialo. Clear lag. No, sono pieno, via. Oh mio Dio, che cosa lascio? Carne di zombie, vai a cagare. Ragazzi, mi vado a svuotare perché sono un attimo strapieno. Che cosa ti butto? Ok ragazzi, dopo aver praticamente consumato due picconi nell'evento miner, vi faccio vedere quello che ho trovato. Allora, fondamentalmente mi sono fatto, vabbè, un po' di stack di cobblestone, 4 pezzi di oro grezzo, che li vendete a 40 in totale. Poi mi sono fatto 8 pezzi di oro di ferro grezzo, che se ne avete un altro vi valgono 75, altrimenti vi valgono 50 utilizzandoli per la cobblestone, sì vabbè, per le Pokéball. Poi questi che non mi ricordo quanto si vendono, la polvere di illuminite e la pietra rossa vi consiglio di non vendere, ragazzi, perché se dovete far accoppiare dei Pokémon e ne avrete bisogno tanta e non è facile trovarla, quindi vi consiglio quella di non vendere né redstone né la glowstone, perché veramente tanto vi dà pochissimo. Ora vi faccio vedere allora la netherrack a stack vi dà 2, quindi tenetevela. Mentre le clay, va, le clay per 16 vi da 2, insomma non è che sia chissà che cosa. La redstone per 16 pezzi vi da 2, ragazzi, non vale la pena, tenetevela e via. La glowstone per un pezzo, però un pezzo da 4, quindi ne dovete consumare 4, per farne uno vi da 5, quindi vi dà fondamentalmente uno a pezzettino. Non vi consiglio di venderli, teneteveli, perché sono molto più utili così. Il quarzo invece, ecco, questo è il quarzo, potrebbe essere utile venderlo, perché tanto al momento non è che sia molto molto utile, a meno che non ci sono dei Pokémon. Quartz blocca, dovete fare il blocco di quarzo e ve lo vende a 5, un blocco di quarzo. Diciamo che mi sa che il quartz block si fa così, sì, quindi sempre un po' come la glowstone. Non vi consiglio molto di venderlo. Un altro modo per far soldi è quello di andare ad un altro posto, vediamo, no, luoghi per costruire, evento miner, però a questo punto non nel safari. Qui che cosa c'è? Labirinto. Ah, nel labirinto, vabbè, poi andiamo a esplorare un altro, che è la corsa, no, ragazzi, ci dovrebbe essere il parkour, vediamo un po' dov'è. Ragazzi, ho trovato il parkour. Qui a fianco al labirinto, a fianco alla corsa, c'è il parkour. Io so che completando il parkour, ora io non è che sono un mostro di parkour, però ci dovrebbe essere un premio. Quindi inizio. E sì, l'avevamo capito che era qui. Vediamo un po' se riesco a farci qualcosina. Se invece non riesco, va a fanchiappola. Vediamo un po'. Ora, non dovrei laggare, quindi non laggando è un pochino più semplice. Ecco, come non detto. Però per fortuna non mi fa morire. Ragazzi, ci provo un pochino. Vediamo se riesco ad arrivare in fondo e a capire quanto, che cosa ci dà. Incredibile dove sono arrivato, ragazzi. Guardate un po' quanto sono salito. E ora c'è la cosa super
difficile? Cioè, che ci fa fare sta roba qua? Cioè, ma... Ma tu stai scherzando? Cioè, io dovrei fare una cosa così? Sì. Oh mio Dio. E chi trova il tempo? Cioè, devo essere velocissimo. Vabbè. Fui! No! Porca paletta. Ragazzi, ufficialmente non sono riuscito a fare questo benedetto parkour. Quindi, se qualcuno di voi riesce a finirlo, ad arrivare... Minchia, quanto è lungo. Se riesce... Io sono arrivato lì, se riuscite ad arrivare fino in alto, fatemi sapere. Sono veramente una chiavica nel fare i parkour. Fatemi sapere che cosa si può vincere, che cosa c'è di buono che ci attende lì sopra, in cima a questo parkour. Detto questo, vi ringrazio per la visione. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta, condividi. Ma soprattutto, se sei arrivato a vedere il video fino in qui, scrivi hashtag pappone, perché in questo video parliamo di come diventare ricchi. Papponi sono ricchi, cioè, tendenzialmente è sempre questo il discorso. Ci vediamo nel prossimo video, lascia un like, ricordati. Ciao a tutti.